Io a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno in colore che è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare e ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa ci siamo fatti accompagnare dalla strega del bosco durante il nostro viaggio, perché purtroppo non siamo riusciti ad accedere alla montagna a causa di un maleficio lasciato lì da Odino proprio per impedirne l'ingresso. La strega del bosco ci ha detto che ci servirà la luce di Alfheim per poter passare attraverso quel maleficio e infatti ci ha accompagnato in un viaggio pazzesco attraverso l'albero del mondo proprio fino ad Alfheim. Lei però purtroppo è stata praticamente trascinata via da un incantesimo che la tiene segregata nel luogo dove vive, quindi non permettendole di allontanarsi da lì. Per cui abbiamo iniziato ad esplorare appunto Alfheim, regno che è abitato dagli elfi, elfi bianchi ed elfi neri, mi sembra di aver capito, che sono però purtroppo costantemente in guerra. E intanto abbiamo assistito al fatto che Atreus sembra sentire delle voci. Ovviamente ragazzi, nell'episodio scorso io ho scritto "ma Atreus è schizofrenico", qualcuno di voi mi ha scritto "è ovvio che non è schizofrenico", però ragazzi era altrettanto ovvio che fosse ironica. So benissimo che sicuramente Atreus non è schizofrenico e che questa capacità di sentire le voci nasconde qualcosa di più grande. Intanto il rapporto fra Kratos e Atreus continua a solidificarsi, aspetto che ci viene confermato dal fatto che stanno parlando forse un pochettino più spesso e lo stesso Kratos si sta aprendo un pochettino di più con suo figlio. L'ultima volta ragazzi quindi ci eravamo lasciati esattamente qui, per cui non ci resta che procedere perché dovremo comunque raggiungere quella colonna di luce dove appunto poi far ricaricare, diciamo così, il Bifrost proprio con la luce di Alfheim, Bifrost che ci è stato appunto lasciato dalla strega del bosco. Allora qui ragazzi ci sarebbe uno di questi forzieri da aprire con le rune. Il punto è che io di rune non ne ho viste la volta scorsa, ma ne vedo una nascosta lì dietro. Là sopra c'è pure un forziere, ma vediamo un attimino ragazzi cosa succede se utilizziamo. Oh my god. Quel corridoio condurrà al tempio? Lo scopriremo. Non lo so ragazzo, però a qualcosa serve. Allora, vediamo un po' ragazzi, stavo cercando di guardarmi intorno per vedere appunto di trovare le altre rune per aprire il forziere. Fatto sta che non ne vedo, non c'è altro modo per salire là sopra, quindi chissà se magari la strada qua sotto ragazzi ci permetterà di accedere in qualche modo. Quindi abbassiamo tutte queste piattaforme, credo che ci servirà bloccare il meccanismo con il Leviatano. Esattamente, ah ecco, vedete ragazzi, posso intanto salire qua, distruggere questo affare, perfetto, abbiamo distrutto uno dei sigilli, quindi dovremo trovare gli altri due, uno dei quali è qua sopra col forziere, quindi in qualche modo ragazzi dovremo pur fare. Intanto il Leviatano per ora lo teniamo un attimino qui bloccato, quindi vediamo un attimino dove ci conduce quest'altra strada. Fai attenzione ragazzi. Avevi torto prima. Torto? Conosco bene la voce di mamma, era lei. Lei se n'è andata, non parlarne mai più. Bene. Kratos ragazzi non ne vuole sapere. Ma se ora sentiamo il Leviatano. Ah ok, quindi anche questa ruota serve per tirare su, cioè per abbassare le piattaforme. Quindi vediamo un attimino. Che bella questa stanza. Peccato che sembrerebbe non esserci niente di utile qua dentro ragazzi, sembra puramente scenografia. E niente, queste grate, salve, sono chiuse almeno per adesso. Non so se lasciarle su queste piattaforme ragazzi, non so, magari saranno utili su per adesso. Quindi allora per distruggere sta roba dobbiamo ovviamente spaccare sti due cosi, quindi lanciamo pure il Leviatano. Ecco fatto, distrutti insieme, di qua non si va da nessuna parte, qua però possiamo salire. Forza ragazzi. Oddio, no, che fai? Furia. Scherma, canina.
Non fate incaccare. No, 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 avete sbagliato proprio soggetto, ragazzi. Non dovete farlo arrabbiare, Kratos. Mi dispiace, ma avete toccato suo figlio Atreus. Mannaggia, è stato portato fin lì. Porca paletta. Atreus, aspetta, sì, forte, ragazzo, che paparino. Paparino, come arriva, paparino? Chi c'è? Ah, salve, c'è ancora lei. Venga qui. Che cavolo. Atreus. Ragazzo, oh, come ci arrivo? Ma serio? Non c'è manco il Leviatano. Ah, devo passare per forza di qua. Tieni duro. Combatti. Resisti, resisti, figliolo, resisti. Scappa, ragazzo. Risparmia, risparmia le frecce, ragazzo, che adesso ci aspetta un altro scontro. Kratos, sempre potentissimo. Wow. Boom, bitch. Niente, ma... ma stordito il maledetto. Atreus, colpisci però. Vai, forza. Ok. Grazie. E di che, ragazzo, figurati. Ok. Quindi... bestiario aggiornato. Questi elfi scuri sembrano più forti rispetto agli altri. I loro attacchi sono così potenti da creare onde d'urto, il che li rende molto difficili da evitare. Infatti, quando ho parato il colpo con lo scudo, Kratos è rimasto un attimino... cioè, qui non si tipo... passa. Peccato che la corda della strega non funzioni più. Ah, che sfiga. Vabbè, un'altra strada la troveremo, ragazzo. Non ti preoccuparti. Che ci pensa tuo padre, come sempre, va bene, come sempre. Quindi la corda della strega non la possiamo usare. Questo però, manco questo posso aprire, no, è bloccato da questa pianta malefica. Che chissà dove c'ha i bulbi, non li vedo. Non li sto vedendo, ragazzi, vabbè, allora. Probabilmente dovremo passare da qui, di sicuro Kratos riuscirà ad aprire la porta, figuriamoci. Ha buttato giù un masso enorme. Allora, che cosa abbiamo qui? Ah, altri... Sicuro che la strega stia bene. Spero che non sia morta per aiutarci. Ma no. Sapeva ciò che faceva. Ma infatti, infatti. Cioè, se avesse corso il rischio di morire, certo non sarebbe venuta assieme a noi. È stata semplicemente, ragazzo, ritrascinata da dove è arrivata, capisci? Un incantesimo che la costringe a stare lì. Allora, ragazzi, qua non c'è nulla. Possiamo aprire anche quest'altra porta. Ecco qua. Ah, ci ha riportato da st'altra parte. Ma possiamo buttarci giù, credo, proprio di sì. Altra roba. Altra roba? Sì, sta roba. Allora, ragazzi, per chi è tripofobico come me, non posso tanto guardarla questa roba. Che meraviglia. Quindi va bene, niente. Apriremo qua. Ah no, apriremo un par de palle. Qua era per tornare su. Ah, ecco, devo far fuori questi bulbi. Questi bulbi schifosi. Se eliminiamo quella roba, il ponte riapparirà. Capito. Ok, ci quindi la luce capito. Che arriva da sola, ecco, attiva i cristalli, va benissimo. Dobbiamo togliere quella robaccia allora. Qua non c'è nulla, qua ci possiamo arrampicare, qua sotto c'è qualcos'altro, sembrerebbe di no, quindi aggrappati, figliolo, che ti porto di sopra. Oddio, che schifo sti cosi, raga, non li posso vedere, farò finta di niente. Eccoci qua, ecco fatto, a posto. Boom, bitch, boom, bitch, boom, bitch. Forza, ragazza. Oddio, l'ho mancato malissimo, ma al ritorno, boom. Lo so che sei pronto, ragazzo. Mi fido ciecamente di te. Sopra di te, occhio. Più o meno. Ma brutto cafone, che non sei altro. Ecco. Un attimo. Mi devo un attimo guardare intorno, perché non capisco da dove arrivano i maledetti. Gemma vitale. Ehi, salve. Non la vedevo, era nascosto qua dietro. È uno degli antichi. Oh! Come si uccide un essere fatto di pietra?
Prova il suo punto debole. Oddio, questa è una bella domanda. Il suo punto debole, il suo punto debole sarà dietro. Dobbiamo un attimo capirlo, ragazzi. Aspetta. No, 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 non gli posso far niente così. Neanche dietro. Come faccio? Con calma. Con calma e per favore, caro. Che faccio? Che faccio? Sì, 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 sì. Il cuore di un antico è vulnerabile. Lanci d'ascia a distanza quando è scoperto. Ah, ok. Quando fa il mega raggio. Ah, ok, ok, ok. Il problema è... il problema è colpirlo. Perché se mi spara addosso il mega raggio non è così semplice. Lo so, ragazzo, lo so. Ok. Sì, sì, sì. Ok, ok. E che ci faccio? Ah, glielo lancio così e basta? Fantastico. Stia buono, signore. Ok, contro di lui i suoi pezzi, ragazzi, gli fa male. Wow. Oddio, vado, vado. R1 e vai, forza, forza. Ecco qua. Wow, l'ultimo degli antichi. Uccidi gli antichi. Un altro obiettivo, insomma. Antichi uccisi, uno di due. Meno due. Ok. Ok, ok. Quindi un altro antico dovremmo trovare per poter completare questa sfida. Perfetto, salve. Ehi, baram bam bam. Addio, è precipitato. Spero non si sia fatto male. Che meraviglia. Sii più efficiente, ragazzo. Poi almeno una volta, Kratos, dico una. Beh, eccolo qui. Dirgli, dai, puoi fare meglio se proprio non vuoi essere, cioè non ti vuoi lasciare a Melensi complimenti. Puoi fare meglio, ma sei stato bravo. Guardaci le spalle. Ok, va bene, allora. Nuova voce. Detrito di antico. Antico della pietra. Uno degli antichi. Incredibile. Mamma sapeva che sono ancora in vita. Sono, beh, antichi. Si dice siano una parte di Mir stesso e che esistano sin dall'alba dei tempi. Credo si trovassero tutti a Midgard. Perché questo è ad Alfheim. Questi sono i misteri della vita. Cuore dell'antico. Detrito di antico. Acciaio. Cuore spezzato di Alfheim. È un incantesimo. Riduce il 12% tutti i danni inferti dagli elfi scuri. Quindi è specifico contro gli elfi, in pratica. Mi sembra di aver capito. Nuova prova di artigianato. Crea l'armatura dell'antico. Porta il cuore dell'antico a Brock e a Sindri. Un oggetto così robusto sarà sicuramente un ottimo componente per la creazione di armature. Perfetto. Quindi dovremo portarlo a Brock o a Sindri, insomma. Lo faremo, lo faremo. Quindi gemma vitale. Argent, pure qua. Argent, un'altra volta. E questo incredibile forziere. Lo apriamo tipo subito. Un attimo, ragazzo. Sto curiosando. Tempesta nidinia. Attacco runico leggero. Un veloce attacco rotante in mischia che respinge i nemici vicini. Ok, questo potrebbe essere interessante, ragazzi. Perché per ora c'ho il tocco di L che fa, diciamo, questa sorta di onda d'urto. Mentre questo qui è un attacco rotante. Potrebbe essere utile, io direi, di equipaggiare questo per adesso. Poi vedremo, insomma, andando più avanti. Allora, io sento appunto una roba che pulsa. È questa. Che devo fare? Oddio, a parte tutti questi buchi terribili. Oddio, l'ho aperto e va bene. Lo strappiamo via? Ah, ok. Boom. E adesso ritirati, roba schifosa. Porta con te tutti questi buchi orrendi. Il potere a pace. Perfetto. Cerchiamo di salire. Ok. Risali sul ponte del Tempio ad Anelli, quindi ci riporteranno lì sopra, mi sembra di capire. Perfetto. Allora, però aspetta un attimo, ragazzo. Noi da dove siamo arrivati? Da qui, credo. Ma qua sopra c'è qualcosa. Meglio controllare, scusate. Qua cosa c'è? Uno in più per la collezione. Bottino di guerra, artefatti elfici trovati. Ok, 2 di 6, va bene. Un'altra roba che si può collezionare. Quindi, credo che adesso potremo proseguire di qua e vedere che cosa ci aspetta qui. No, state calmi, ragazzi. Crea solo ponti. Questo potrebbe riportarci in cima. Oh, perfetto. Utilizziamo l'ascensore incredibile per riportarci di sopra, in pratica. Fantastico. Salve, ragazzi. Non è stato un piacere. Sì, ma ci sono delle robe dietro quelle sbarre. Ho visto una roba che brillava.
Ok, siamo più vicini alla colonna di luce. Ditemi di sì. Guarda, sembrerebbe la porta di sì. Blu, ci siamo. Perfetto, adesso possiamo entrare nel tempio, ragazzi. E niente, quell'altro forziere che c'era è andato a farsi benedire. Io lo so, ragazzi, che molti di voi sono comunque completisti, che ci tengono ai dettagli, eccetera. Però io non lo sono. Non mi abituerò mai a camminare sulla luce solida. E quindi mi perdonerete per questo, ragazzi, ma sapete che io solitamente preferisco concentrarmi sulla storia. Cosa? C'è un problema. Come l'apriamo? Trovo un modo per entrare nel tempio. Quindi dicevo, ragazzi, preferisco concentrarmi sulla storia. Anche perché, regà, se uno dovesse starsi a concentrare... Ah, ecco l'altra runa, aspetta. Altre campane. Ah. Deve esserci una cassa normana. Quindi c'è un'altra cassa. Aspetta un attimo. Ah, devo colpire... sì, ciao. Come faccio a colpire tutto? Oh, yes. Ah, ecco un altro forziere. Vabbè, dai, magari mi sono fatta sfuggire quello di sotto. Magari riesco ad aprire questo di qua, no? Vediamo un attimo. Allora, qua ce n'è una, là ce n'è un'altra. E lì c'è l'ultima. Proprio sopra il forziere. Perfetto, perfetto. Dai, almeno riusciamo a raccogliere. Oh, oddio, l'ho mancata tantissimo. No, che sfiga, non ho fatto in tempo perché l'ho mancata. Dicevo, almeno riusciamo a raccogliere questo, insomma, il contenuto di questo forziere, dai. Ce la farò? Sì, perfetto. Apriamo un po', vediamo che oggetto raro troviamo. Cosa sarà mai? Ok. 3 di 3 o 3 di dromele sanguigne necessari per aumentare la rabbia massima, ragazzi. Ottimo. Rabbia massima aumentata, ed eccola lì che aumenta. Questa è una cosa super positiva, perché comunque la rabbia può essere utile in momenti particolari di crisi. Quindi almeno questo sono riuscita a raccoglierlo. E dobbiamo un attimo allora vedere e ritrovare un modo per entrare qui. Questa porta non si apre. Ehi. Ma perché mettere una porta allora? Ehi. Ma vieni, entri. Cerchiamo un'altra entrata. Va bene, dovremo trovare un altro modo appunto per entrare nel tempio. Quindi vieni, Atreus. Ancora quel nano. Ah! Ehi, Sindri, c'è abbiamo Sindri. Qualcosa di interessante. Ah sì? Adoro le cose interessanti. Guarda un po'. Caspita, avete ucciso un antico? Sì. È stato difficile? Sì. Beh, abbastanza. Questo è tutto ciò che potete darmi? Sì. Che altro ti dovrei dare? Prova completata, nuovi progetti sbloccati. Allora, ottimo, comincia. Ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Spallaccio degli antichi, però serve più argento, ragazzi, per poter usare questo, e sarebbe ottimo perché comunque ci aumenterebbe di un bel po' la difesa e anche un pochettino la forza, ragazzi. Quindi direi di conservare l'argento per fabbricare questa roba qui. Ce ne servirà parecchio, ragazzi, eh. Se riuscissimo davvero a fare tutta questa armatura, ci aumenterebbe di un bel po' le varie statistiche, solo che con la cintura degli antichi ci diminuirebbe un pochettino la vitalità, ma non mi preoccupo tanto di questo perché comunque non sto giocando una difficoltà tanto alta, per cui allora intanto comunque non posso farmi quanti degli antichi, avevo abbastanza argento ma non ho abbastanza detriti di antichi, ragazzi, e niente, non posso fare nulla di questa, niente, ragazzi, no. Per fare sta roba, sta armatura degli antichi serve altri cuori degli antichi e altri detriti. Quindi non posso fare comunque una mazza, che sfiga! E a questo punto io non so quanto comunque sia utile potenziare quello che abbiamo già. In attesa di poterci fabbricare quest'altra armatura, forse comunque è bene potenziare un pochino, ragazzi, eh. Quindi allora, per 2 di acciaio e 750 di argento potenzierò i bracciali per più 1 di forza e più 3 di difesa. Perfetto. Armatura busto, ragazzi, la potenziamo per più 2 di forza e più 4 di difesa. La cintura, ragazzi, per ora la lascio stare perché comunque richiede diverse risorse e aumenterebbe solo di 3 la difesa, quindi per ora la lascio così. Ok, allora per ora direi che siamo a posto così, ragazzi. Grazie, Sindri. È sempre un piacere incontrarti qua. C'è un altro di qui. Guarda qui, un altro. Wow. Questa gigantessa è una strega. Si chiama Groa. Aveva che delle visioni. Fa? Odino l'ha uccisa per un libro.
Ah sì? Altare, mi scordo sempre il termine altare, ragazzi, scusate. Perfetto, quindi 3 di 11, chissà, probabilmente, raga, non li troverò neanche tutti. Vediamo un po', no, annotazione. Gigantessa strega e potente veggente, morta per mano di Odino, ruba il suo libro delle visioni. Beh, evidentemente voleva sapere cosa aveva predetto. Ciao Sindri, ci vediamo presto. Quindi passiamo di qua, vediamo se riusciamo ad entrare comunque nel tempio, ragazzi, perché quello è il nostro obiettivo attuale. Ci siamo. Ok, siamo... ecco qua, se pareva. Oddio, ma perché li manco sempre? Chissà cosa sono attaccati. Pensavo di doverlo colpire invece. Allora, l'impressione è che quando scenderemo qui non sarà tutto così facile. Ecco qua, infatti, iniziamo bene. Allora, proviamo ad usare il nuovo attacco runico, ragazzi. Che dite? Beh, niente, l'ho sprecato perché il tizio stava volando e mi ha dovuto rompere le scatole. Ehi, ehi. Buono, ragazzo, buono, buono. Ti guardo le spalle sempre, mi raccomando, stai attento. Non fare cavolate quando non... mo... Ecco qua, mo mi avete rotto un po' le scatoline, Ok, questo attacco runico più potente, ragazzi, li congela anche per probabilmente un tempo limitato, ma almeno li congela, potrebbe essere utile. Quanto sono antipatici gli elfi, ragazzi, che svolazzano a destra e a manca come se non ci fosse un domani. Sì, diciamo di sì, ragazzo, ma dai, mi hai aiutato, mi fa piacere, mi fa piacere. Elfo scuro evocatore, questi sono in grado di chiamare rinforzi, perciò vanno eliminati alla svelta. Benissimo, questo ci mancava, che chiamassero rinforzi. Allora, cosa c'è qua intorno, tra l'altro? Vediamo, vediamo, vediamo. Comunque ci staremo avvicinando al posto dove dobbiamo arrivare, no? Qua ci sono gli incubi, sempre meraviglioso vedervi, Attento, attento, ragazzo. Taglia la larga. No, pure gli incubi no. Ah, ma c'è qualcuno dietro. Ah, e vedi, lo sentivo, infatti. Via. Bello, 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 bello. Ho fatto fuori con la sua stessa lancia. Sì, ragazzo, non ti preoccuparti, ho tutto sotto controllo. Grazie, ragazzo, sei un grande. Ah, mi ha spruzzato la puzza addosso. Che schifo. Adesso puzzerò per un bel po', va bene. Andiamo, va. Bestiario aggiornato. Incubo esplosivo. Azzo. Quindi non sono semplici incubi, ma praticamente si fanno esplodere una nube di puzza non appena ti sono vicini. Che bello. Sempre meraviglioso vedere le nuove bestie, eh? Nuovo consiglio, ancora. Sono molto più facile da uccidere quando sono a terra. Grazie, l'avevo immaginato. Davvero impressionante. Beh, concordo, ragazzo. È tutto sempre impressionante in questo gioco. Su questo non c'è dubbio. Cosa ha fatto cadere? Dell'argent, fantastico. Ok, lì ci sono delle rune, ragazzo. Leggi. Che dicono? Dall'oscurità proteggi la luce. Non ci sono riusciti tanto bene, vero? Beh, direi di no. Direi di no. Meglio dire impedisce agli altri alfi di appropriarsene. Vabbè. Andiamo, va. Andiamo di arrivare a sta benedetta luce di Alfheim. Perché più tempo ci mettiamo qua, più tempo ci metteremo a tornare indietro. Comunque, niente, sto coso si rigenera. Pensavo che ce ne fosse... Ah, sono riuscita... Sono riuscita, ok, a colpirli entrambi, ma non vedo cambiamenti. Di sicuro qualcosa che non sto notando io, ragazzi. Va bene, andiamo, ragazzo. Che dici? Andiamo? Va bene, andiamo, va. Forza, fammi strada. Dai. Ok, ci arrampichiamo, ragazzo, vieni. Aggrappati, coalizzati. Che andiamo avanti. Vediamo un po', Ammazza, la strada si fa ardua. Ehi, no. Laggiù, la luce. L'hanno coperto con quella roba. Ma perché? Ah, è vero. Interno del tempio ad anelli, ragazzi. Ma ci hanno messo tutta questa merda sopra. Ma perché? Fate risplendere la luce. Che diamine. Cosa sta facendo? Lo stanno ammazzando tanto. Oh no.
Forse voleva liberare la luce. Non ha fatto niente di male. Non giudicare. Stai assistendo alla fine della guerra. Non sai cosa abbia condotto a questo. Ma non si è nemmeno difeso. È stata la sua scelta. A noi la nostra. Salve, scusate per l'intrusione, ma... Allora, ok, andiamo di attacco runico. Via 1. Via 2. Via 3. E chi ci manca? Salve. Oddio, mi ha evitato alla grandissima. Questo qua chiama gli altri, è lui, il maledetto. Ok. Altro attacco runico utilissimo. No. E niente, mi evitano. Sono talmente veloci i bastardi che... Sì, però, dai. Vieni giù, mannaggia te. Ok. Ah, ti vedo, salve. Facciamo così, guarda. Grazie, Atreus. Grande, figliolo, grande, grazie. E ora? Ok. La luce è vicina. La luce è vicina, ma dobbiamo togliere questa merda schifosa. Ok, cosa c'è qua dentro? Vediamo un po'. Va. Altro argent. Ecco qua, liberiamo qua. Comunque tutta sta roba, ragazzi, che circonda la luce la dovremo togliere. Ovviamente. Ha funzionato. Altri punti di luce. Ci siamo aperti. Seguimi. Un'altra strada. Cosa c'è qui? Ok, gemma vitale. Di qua non vedo altro. Dovremo farci strada così mano a mano, credo, ragazzi. Liberando mano a mano la luce. Un'altra gemma vitale. Quindi andiamo di qua. Seguimi, figliolo. E andiamo avanti. Incubi. Altri incubi. Sono quegli esplosivi che ti scorreggiano addosso. Chissà. Meglio starne alla larga, ragazzi. Direi, via qua, maledetto. Continua a muoversi. Oh, perfetto. È bello trovare qualche nemico facile. Concordo, ragazzi. Ma non è sempre così facile. Ecco fatto. Oh, c'è qualcun altro? Oddio, no, adesso esplode. È bello che esplode da solo e si uccide. Ehi. Sempre così maleducati questi maledetti elfi. Che odio. Arrivo. Ok. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Dobbiamo liberare la luce anche qui, ragazzo, Benissimo. Ehi. Via melma. Perfetto, cerchiamo un'altra strada. E meno male. Andiamo avanti. Qua c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Sti poveri elfi bianchi, ragazzi, li hanno praticamente tipo sterminati. È una roba incredibile. Oddio, tripofobia, portami via. Non guardo. Anche se è difficile non guardare, ma vabbè. Ok. Oh shit. In che modo li faccio fuori tutti sti cosi? Scusatene. Entra nell'arnia. What the fuck. Niente, allora sembra troppo difficile. Forse possiamo trovare la luce altrove. No, bisogna solo capire bisogna solo capire il verso di tutti sti schifi. Ok, allora, questi li ho fatti fuori. Questo deve appartenere per forza qua, ragazzi. Adesso sì, vedete. Ok. E questi due dovrebbero essere insieme. Credo, no, ne manca uno. Perché sono stati tre fino ad ora. Dove sarà il terzo? Ok, era da questo lato qua, ragazzi. Va bene. Esplora l'arnia, che continua ad essere terrificante per me con tutti questi maledetti buchi. Oddio. E va bene, qua non c'è più niente da vedere, mi sembra. Quindi andiamo di qua. Cosa c'è, ragazzo?
Non ci passiamo, ci passiamo. Sì, forza, forza, vieni avanti a me. Non credo che dovremmo essere qui. Taci. Sempre con la solita delicatezza, Kratos. Stati zit. Oddio, c'è quel quadro che non cosa. Hai sentito? Sì, sta allerta, sì. È vicino a me. Vieni vicino a me, ragazzo. Oddio, brutto, brutto, brutto sto posto. Quando raggiungeremo la luce, come faremo a infonderla al Bifrost? La strega ha detto di entrare. Sì, di entrare. Quando? Nella luce. Quando è scomparsa da questo regno. Oh, e non l'ho sentita. Pensavi più alla sua incolumità che al nostro scopo. Ehi! Tranquillo, l'ho bloccato. Usa il pugnale. Perché era rinchiuso in un buco nel muro? Giusto per farci prendere un colpo. Ci è mancato poco. Sei stato bravo, ragazzi. Allontanarti da me. Non devi Stammi. Dirlo. Come non devi dirlo? Stammi in vedi queste chiappe, eh? Devi sapere il numero esatto di peli che ci sono sopra. Ergo, stammi incollato al sedere. Andiamo avanti. Oddio, che claustrofobico e tripofobico. Questo è proprio il posto ideale. Appiccicoso. Bello schifo, grazie. C'era proprio l'idea dello schifo su cui stiamo camminando. Ah, salve. Un altro. Sta indietro. Salve, salve. Sì, ma perché... Oh no! La luce! Sì, siamo vicini alla meta, ma dobbiamo essere cauti, hai capito? Sì. Ok, siamo qua vicino, ragazzi, anzi, ci siamo proprio, proprio addosso. Ma io ho visto tipo un nido di elfi. Sembrano scarafaggi visti da qui, quindi fa ancora più schifo. Distruggi l'arnia e prendi la luce. Hanno fatto tipo un lì, nido. Quando cadrà, sii pronto. Dobbiamo agire in fretta. Ok. Va bene. Credo che stia per succedere qualcosa di brutto. Prepariamoci. Reggiti. Cacchio. Arrivano! Stammi dietro e copri il fianco! D'accordo! Mamma mia! Ma non poteva essere più semplice, no! Mannaggia la miseria! Dove andiamo? Tra l'altro, sta crollando tutto! Sì, li vedo, ragazzo, li vedo purtroppo, li vedo! Mamma mia! Continua a tirare! Io sgombro la strada! Ok, io fa. La miseria, quanti sono? Vabbè, era un nido, giustamente. Quanti volevo che fossero? Riduci l'intervallo tra i tiri. Mamma mia. Ci sono molti bersagli, non li mancherai. Forza. Andiamo avanti. Stretta, annulla la superiorità numerica, concentrati. Giusto. Ok, gli attacchi runici si stanno ricaricando, ragazzi. Ok, diamoci un bonus vita. Comunque può essere utile. Mannaggia la miseria. Forza, ragazzo, forza. Ehi! Ci siamo? Via. Lo vedo. Esso, apriti, bastardo. Resisti, ragazzo. Ragazzo! Non buono! Atreus! Ti sei fatto male? Sto bene! Wow! È bellissimo! Benissimo! Wow! Adesso la luce risplende. La luce fa riapparire il tempio. È la fonte di tutto quanto. Avevano infestato sto posto. Sta cantando. Sento la sua voce. Te l'avevo detto che era lei. Aspetta, pensi che non sia fare niente di avventato, ragazzo. Sei buono?
Oh, quanto fa male. Sembrava che la mano andasse a fuoco. Resta qui. Ma io... Resta qui. Usala solo se necessario. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Mamma, Kratos, dai. Forse lui è l'unico che può entrarci. Un po' di timore, ma andiamo. Che mi succede? What the fuck? No. Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui solo. Atreus. Solo con lui. Con lui chi? Che succede, ragazzi? Lui se ne va sempre. Non è mai qui. Non mi vuole e non mi vorrà mai. Parla con la madre, no? Mi ha lasciato solo con lui. La casa. La nostra casa. Io non lo conosco e lui non mi conosce. Non sembra interessato. Io sono forte. Sono intelligente. Non sono come pensa lui. Io lo so. Ma che cacchio? Lui non mi parla. Lui non mi insegna niente. Doveva morire lui. Mi senti? Lui, non te. Scusate il silenzio, ragazzi, ma... certe cose mi colpiscono sempre. Ci dobbiamo arrampicare. Ma non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrebbe. Stupendo sto momento, ragazzi, eh? Se ci proverà, io ci proverò. Ma se non lo farà, ti prego, torna. Lo so che ci sei. Il momento in cui Atreus ha dato l'ultimo saluto a sua madre. Poi con sta colorazione stupenda, cioè, in chiarità. Aspetta! Torna da noi! No! No! Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo! Sono stato via pochi. Che cacchio è successo? Momenti. No! Sei stato via per tanto... tanto tempo! Io non sapevo cosa fare. Mi hai lasciato solo. Di nuovo!
Di me non ti importa! Io? Ma è impossibile. Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Sì. Guarda, ecco l'uscita. Ma non c'è luce per creare un ponte. Siamo in trappola. E la corda della strega è inutile. Raga, qua era tutto pulito quando siamo andati via. Cioè, ha fatto tutto Atreus da solo. Cacchio, potresti dire qualcosa a tuo figlio, Kratos? Cioè, poi perché ha detto sei stato via per tantissimo tempo? Evidentemente è un'altra dimensione, ovviamente, dove il tempo forse non ha senso, forse non esiste, non lo so. Vabbè, comunque la mia ascia me la devo riprendere, scusate, eh. Vorrei riprendermela. Vabbè, comunque adesso abbiamo la luce nel Bifrost di regola, no? Allora ragazzi, per oggi ho finito il mio tempo a disposizione per registrare, ma quest'ultimo momento è stato veramente molto molto intenso, per quanto semplice, ma è stato davvero molto intenso. Ti fa capire cosa provi davvero Atreus per suo padre. L'ha visto sempre distante, l'ha visto sempre assente, e quindi la sua unica figura di riferimento era sua madre, e quindi la sua morte l'ha segnato profondamente, forse più di quello che lui vuole far capire. E ha segnato profondamente anche Kratos, è ovvio, perché prima di essere tirato fuori ha detto Fey, torna da noi. Quindi un momento molto molto profondo e molto emozionante anche. Atreus comunque ce l'ha con Kratos, perché non capisce per quale motivo lui sia così duro con lui, così freddo, così impenetrabile. Però è proprio Kratos, cioè è così il suo carattere. Però giustamente ragazzi, poi quando hai a che fare con tuo figlio, tuo figlio certe dinamiche non le capisce, non se le spiega, e vorrebbe solo che tu gli dimostrassi affetto e gli volessi bene. Kratos questo non riesce ancora a farlo. Veramente molto molto bello ragazzi, poi con che musiche. Cioè, io alzo le mani. Ogni episodio, ragazzi, ci regala qualcosa di veramente bellissimo. Fatemi sapere i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Ubdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!